partner di questo progetto e chi nella ricerca ci lavora sempre, quindi Graziano Leggero. Cellulosica, dobbiamo ricordarci di una cosa.
che normalmente parliamo di materiali a netta prevalenza carta. I prodotti sul mercato sono tantissimi, con percentuali diverse, ma possiamo inquadrare le strutture più comuni in percentuali che vanno da questo, in questo intorno, vanno da 70 carta, 30 plastica, fino ad arrivare a prodotti con una quantità di plastica molto, molto piccola, fino al 5%. Partiamo comunque di materiali che sono a larga prevalenza carta. Come ha già detto Montalbetti, la complessità dell'imballaggio cellulosico sta crescendo e cresce non a caso, perché c'è una tendenza a utilizzare più carta nel settore dell'imballaggio, ma per rispondere a esigenze di sicurezza e di funzionalità per molti prodotti, la carta deve essere accoppiata o comunque in qualche modo trattata per garantire le proprietà barriera, l'aumento della shelf life e anche di conseguenza la riduzione dello spreco del cibo. Bisogna quindi partire dal concetto che carta e plastica sono entrambi materiali che hanno proprietà diverse, che sono però complementari. Le bioplastiche, bisogna capire di che plastiche, bioplastiche parliamo, ma le bioplastiche possono comunque dare questo tipo di complementarietà. Quando parliamo di bioplastiche dobbiamo distinguere le bioplastiche che abbiamo presenti sul mercato, perché abbiamo sia bioplastiche bio-based, sia bioplastiche che sono bio-based e biodegradabili, così come abbiamo anche plastiche degradabili, biodegradabili, che sono comunque di origine fossile. La carta, in realtà, come materiale si posiziona a livello di quei materiali che sono sia bio-based che biodegradabili, perlomeno quando la carta non è trattata chimicamente, quindi quando la struttura del materiale non viene di per sé modificata. Quindi è ovvio che quando vado ad accoppiare carta e bioplastica, io posso da un lato aumentare la quantità di materiale rinnovabile con qualsiasi con tutte le plastiche bio-based che ho sul mercato, posso anche ottenere dei prodotti accoppiati che posso mandare nella filiera del compostaggio se l'accoppio con una bioplastica che è biodegradabile e con i giusti additivi. Di conseguenza il risultato finale è che se io accoppio carta e bioplastica invece di carta e plastica convenzionale, ho sicuramente un aumento delle opzioni di riciclo. Perché oltre all'opzione della riciclabilità nella filiera della carta posso ottenere anche le caratteristiche di riciclabilità per via organica nella filiera del compostaggio. Il mercato plastica, dobbiamo ricordare che le bioplastiche rappresentano ancora una piccolissima percentuale del mercato globale delle plastiche. E quando parliamo di materiali accoppiati, questo è una nicchia ancora più piccola, anche se in via di sviluppo. Una cosa importante da considerare è che nonostante l'Europa non sia il paese leader dal punto di vista della produzione delle bioplastiche, rappresenta d'altra parte il primo mercato per l'utilizzo delle bioplastiche, proprio per lo sviluppo di una serie di a livello europeo che ne hanno promosso l'utilizzo, sia probabilmente anche per la sensibilità dei loro cittadini. E di conseguenza sicuramente è un mercato a livello mondiale molto rilevante. Quando parliamo di strategia in questo contesto, ovviamente pensiamo al fatto che ci possa essere una graduale dei prodotti multimateriali attuali con le bioplastiche, e per arrivare a questa graduale sostituzione occorre sicuramente da una parte aumentare le opportunità di mercato di questi prodotti e dall'altro creare le condizioni per le
discorso del mercato è chiaramente legato a una questione di costi. Le bioplastiche attuali hanno un costo tendenzialmente che va da 2 a 5 volte superiore a una plastica convenzionale con il polietilene. Bisogna però considerare che quando parliamo di multimateriali, il discorso del costo è perlomeno parzialmente attenuato dal fatto che andiamo a sostituire solo una parte del materiale e non andiamo a sostituirlo completamente. Quindi è vero, costa di più, ma il costo può essere probabilmente in molti casi bilanciato dal fatto che la parte preponderante è la parte di carta. Come dicevamo, le bioplastiche sono tantissime. Recentemente, negli ultimi anni, c'è stato un forte sviluppo delle cosiddette plastiche bio-based, ovvero sia del biopolietilene, bio-PET, che attualmente sono preponderanti sul mercato rispetto ai biopolimeri biodegradabili. Questo di per sé comporta dei vantaggi e degli svantaggi, perché ad esempio l'utilizzo del biopolietilene accoppiato ad una carta vuol dire che sostanzialmente dal punto di vista del riciclo già conosciamo più o meno come si comporta un multimateriale tradizionale, però se introduce un accoppiato più polietilene ho comunque un vantaggio dal punto di vista del materiale rinnovabile. Il PLA e tutte le varie blend a base di amido, d'altra parte rimangono ancora due polimeri molto importanti, rappresentano il secondo e terzo polimero prodotto a livello globale. Dal punto di vista del fine vita del materiale, quindi, cosa succede? Se io accoppio una carta con una bioplastica non biodegradabile, sostanzialmente può essere riciclata o in impianti specializzati oppure tollerata fino a certe quantità in impianti tradizionali come un qualsiasi poi accoppiato convenzionale. La carta accoppiata invece con bioplastica biodegradabile entrare in un mondo un pochettino meno conosciuto, che deve essere conosciuto, deve essere sviluppato dal punto di vista della riciclabilità, però sicuramente che ci permette le due opzioni: da una parte la potenziale riciclabilità nella filiera cartaria, dall'altra l'opzione organica, di riciclo organico sotto forma di compostaggio, quando questo è, diciamo, ragionevole in termini di raccolta differenziata. Quindi, avendo a disposizione le due opzioni, bisogna comunque, dal nostro punto di vista, prendere delle decisioni strategiche, cioè quando è che conviene andare in una direzione e quando è che conviene andare nell'altra direzione. Nel progetto abbiamo discusso di questa cosa e dal nostro punto di vista ci sembra logico proporre che il riciclo come materiale, proprio perché garantisce il ritorno sotto forma di materiali in un ciclo produttivo, debba essere la scelta prioritaria, perlomeno laddove abbiamo a che fare con imballaggi che non vanno a contatto con alimenti, oppure con imballaggi che vanno a contatto con alimenti secchi, perché questi alimenti sostanzialmente non comportano grossi problemi se io vado a riciclare, perché non sporcano l'imballaggio e quindi non mi comporta grossi problemi di tornare in cartiera con queste tipologie di imballaggi. Scusate, sono già saltato alla prossima slide. Mentre invece quando ha veramente senso sviluppare del multimateriale che possa essere riciclato dal punto di vista organico? A nostro avviso può avere senso laddove abbiamo a che fare con il contatto con cibi umidi, con alimenti umidi e grassi, perché inevitabilmente l'imballaggio umido e grasso si trascina anche dai residui di alimento. Questi residui di alimento sicuramente comportano dei problemi in cartiera, mentre invece non comportano problemi nella filiera del compostaggio, anzi c'è un effetto di trascinamento positivo, perché se ho dell'alimento in realtà
specifici. Cosa si intende per contesti specifici? Si intende ad esempio catering di messe scolastiche aziendali, servizi di ristorazione della grande distribuzione, centri commerciali, parchi, aerei, ci è venuto in mente, laddove ci sono contesti che generalmente alla fine viene raccolto tutto sotto forma indifferenziata e quindi si perde la possibilità di raccogliere materiale che invece può essere, può andare in un ciclo di economia circolare. Questi sono solo degli esempi, prima sono stati fatti degli altri esempi interessanti, ma dal nostro punto di vista la cosa importante è che devono essere contesti che evitano lo smaltimento indifferenziato e contesti che più facilmente possono garantire l'utilizzo di prodotti certificati e l'effettiva raccolta. È chiaro che poi in futuro, un esempio che ha fatto molto attenzione è quello ad esempio dello street food e tutte queste cose qui, che comunque vuol dire che il consumatore deve essere altamente educato poi anche in questi contesti a fare una raccolta dell'organico. Mentre invece in questi contesti è più facile ipotizzare che si possa arrivare ad una raccolta che garantisca le... Ok, devo andare più veloce. Si è già parlato dell'importanza della progettazione. La progettazione è molto importante, deve avere a che fare, deve essere sviluppata soprattutto con degli strumenti che permettano delle risposte chiare, quindi utilizzo di standard tecnici conosciuti dalla filiera. La certificazione è altrettanto importante e qui dobbiamo dire che la certificazione è importante a diversi livelli, è importante a livello di utilizzatore perché dà una indicazione chiara del prodotto, dà una certezza per il consumatore che capisce dove può smaltire l'imballaggio ed è una garanzia di accettabilità da parte della filiera. Ecco, qui abbiamo però una grossa differenza a livello di riciclo organico e riciclo materiale, perché mentre nel caso della compostabilità la norma europea garantisce un livello di controllo molto elevato, perché è riconosciuto a livello europeo, noi testiamo con lo stesso metodo l'accettabilità di un prodotto. Nella parte di riciclo come materiale siamo stati bravi in Italia a sviluppare il metodo standard tecnico italiano, ma non c'è ancora un coordinamento, una decisione europea sull'utilizzo di uno standard tecnico, e questo è dal nostro punto di vista un obiettivo strategico per il futuro, soprattutto per i materiali, per i multimateriali, perché i multimateriali ovviamente comportano maggiori problemi e maggiore difficoltà nel riciclo. C'è assolutamente bisogno di sviluppare questo tipo di standardizzazione. L'etichettatura è un altro parametro molto importante che però deve a nostro avviso essere supportato in maniera diversa, non solo l'etichetta, non solo il marchio, ma probabilmente in fase di progettazione sarebbe utile cominciare a pensare anche al sviluppo di sistemi complementari che permettano il riconoscimento del fine vita. Il che vuol dire, noi ci siamo resi conto da piccole ricerche fatte internamente anche con il Politecnico di Milano, ma una tendenza da parte del consumatore a riconoscere certe caratteristiche come prodotto smaltibile in certe filiere. Allora bisognerebbe iniziare a sviluppare dei sistemi che permettano una maggiore facilità di riconoscimento per lo smaltimento finale. Questo è uno degli obiettivi su cui le possibilità sono diverse, vanno dagli effetti grafici e sensoriali alle proprietà come l'opacità, la trasparenza e in conclusione, dopo questo flash su diverse attività a cui stiamo lavorando, abbiamo individuato alcune azioni prioritarie che dovrebbero essere portate avanti nella regione della Central Europe.
Sicuramente continuare a supportare a livello legislativo la bioeconomia, l'economia circolare e il ciclo di prossimità. Questo è un aspetto importante, così come è molto importante che ci sia un contributo ambientale differenziato in funzione della facilità di riciclo, perché questo può permettere un'incentivazione per l'utilizzo, per lo sviluppo e l'utilizzo di più sostenibile. È difficile parlare a livello generale di contributo ambientale perché in ogni paese, in realtà di Central Europe, ci sono sistemi diversi di contributo ambientale, ma in generale deve essere in considerazione che la facilità di riciclo sia uno dei parametri. Di scala che consentirebbe un maggior utilizzo delle bioplastiche accoppiate con la carta, laddove è possibile. E sicuramente noi vediamo che le opportunità di mercato sicuramente sono trascinate dalle grandi aziende, dai pubblici che possono creare nuove opportunità facendo scelte dal punto di vista della responsabilità sociale. Ipotizziamo che un ulteriore sviluppo degli acquisti verdi da parte della pubblica amministrazione possa contribuire allo sviluppo di questo mercato, e questo è uno degli eventi dove pensiamo di iniziare a discutere con la grande distribuzione, proprio per sensibilizzare, perché anche la grande distribuzione ha sicuramente un effetto di trascinamento. Sto quasi finendo. La comunicazione. Noi siamo molto contenti che con questo progetto abbiamo cominciato a discutere e a mettere insieme due filiere diverse, la filiera della carta e la filiera della bioplastica. Queste due filiere si devono parlare di più, devono trovare il modo di integrarsi perché ci sono molte complementarietà e probabilmente bisogna arrivare a creare delle linee guida di filiera in cui si ragioni proprio anche sulla priorità di smaltimento, un po' quello che diceva Comieco nell'intervento precedente, che si cominci a valutare come creare i sistemi di raccolta e quali sono le priorità in funzione anche delle infrastrutture che poi ci sono sul territorio, perché in Italia non conta, abbiamo tantissimi piani di compostaggio ben attrezzati, se andiamo in Croazia ad esempio non abbiamo neanche uno, quindi è funzione sicuramente anche delle infrastrutture. Bisogna comunicare sempre di più ai consumatori i benefici ambientali e dal nostro punto di vista è importante la sensibilizzazione, deve coinvolgere anche la comunità scientifica per portare informazioni tecnicamente e scientificamente corrette verso il consumatore. Sono all'ultima slide in cui posso sostanzialmente anche accorciare, ma ho già detto che è importante supportare dal punto di vista della ricerca e innovazione le piccole e medie imprese che hanno intenzione di lavorare in questi settori, con bandi che siano bandi a livello regionale. Molto spesso i PMI non riescono ad arrivare ai bandi europei molto, molto grandi. È nostra intenzione supportare lo sviluppo di uno standard europeo nel settore del perché lo vediamo come strategico di riuscire ad avere uno standard europeo che sia paragonabile a quello del compostaggio. E finisco col dire che anche le infrastrutture di raccolta e di riciclo devono essere migliorate, perché uno dei problemi dei multimateriali è che abbiamo bisogno di essere in grado di selezionare meglio questi multimateriali. Abbiamo bisogno di reinvestire i soldi del contributo ambientale per favorire l'adeguamento degli impianti di riciclo e permettere lo sviluppo di impianti di riciclo che siano in grado sempre più efficientemente di trattare i multimateriali. I multimateriali possono essere trattati in cartiera fino a un certo livello, ma possono essere trattati più efficientemente